Posso definirmi un artista visivo, mi occupo di fotografie, installazioni, video, ormai da 7 anni. Ho all'attivo 8 mostre personali. Il focus della mia ricerca artistica è la fotografia d'architettura. Filippo è un poeta che usa la macchina fotografica al posto della penna per raccontarci scorci architettonici di una Catania davvero suggestiva che in pochi conoscono. Il 15 ottobre sarà un momento importante per il gruppo Fai Giovani di Catania, poiché si apriranno 4 siti dedicati ad un evento terribile, un evento che risponde al nome del terremoto del 1693, che però ha avuto come grande risvolto positivo la ricostruzione. Io amo Catania, la Badia con la sua bellezza architettonica è stato uno dei monumenti che più ho fotografato in questi anni. All'interno della Badia di Sant'Agata, un'esclusiva per tutti i visitatori, uno spazio mai aperto sino adesso, che racconta una storia, la storia della costruzione della chiesa. L'opera di Filippo racconta in questo caso dei dettagli architettonici della chiesa di Sant'Agata alla Badia. La mostra è stata fortemente voluta dall'Arcidiocesi di Catania nella figura del rettore dell'abbadia, padre Massimiliano Parisi, e dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, delegazione di Catania, e dal FAI Giovani di Catania. Ringrazio le curatrici della mostra, la professoressa Marilisa Spironello e la professoressa Aurelia Nicolosi. Non posso che invitarvi alla mostra dal 15 al 22 ottobre presso l'Abbadia di Sant'Agata, il Canto della Pietra.